Di fianco alle finestre ci sono delle ghirlande di lauro, non dall'oro, ma di lauro, che vengono giù per dare una bellezza. Quelle ghirlande sono tecniche, una marchesa federale. Che differenza c'è? Perché io ho sempre pensato che fosse la stessa pianta. Perché l'alloro è una pianta aromatica, l'auro invece è sempre verde, ma che non ha aromi. Ah. Il lauro è quello delle siepi, che vediamo in giro, ce ne sono una quantità enorme dappertutto. L'alloro, facendo parte della famiglia, la brace, tutto quello che è, però l'alloro è una cosa che usa in casa, lo devono mangiare, lo devono mangiare. Ed è il lauro quello dei laureati? Il lauro è quello dei laureati, si chiamano laureati, che sanno il lauro, mentre il lauro è quello che si chiama la specie del prossimo. No? Poi vediamo qua che si può andare, che stranamente, anche questo è molto, una cosa stranissima, sulle finestre abbiamo una cornucopia che dà i frutti della terra. Non solo i fiori, lì abbiamo i frutti. La cornucopia, peraltro, è un simbolo non cattolico, è un simbolo protestante. Stranamente, però, l'hanno lasciata. Poi vediamo tutti quei frutti, che sono dei frutti molto belli, come se l'uva, la mela, la pera, il pomodoro, la zucca, che sono i nostri frutti, del nostro territorio. Sono stati fatti a quegli anni, si parla del 1590, e sono ancora là, si guardano. Stranamente. Poi c'è il rosone centrale, e quello è un'opera d'arte, l'opera d'arte più bella che abbiamo all'interno della chiesa, e i soldi che c'aveva la parrocchia che ci ha dato sulla intendenza delle belle arti, siccome era tutto dorato, ce l'avevano staccato, l'avevano rubato, l'oro che era lassù, e abbiamo potuto dare un piccolo ritocco d'oro che è rimasto. Così. Anche qui abbiamo una cosa a che fare con l'agricoltura. Se noi teniamo conto che quello era il prezzo del padrone, ma almeno diventava il proprietario della stabile, il tabernacolo non è come in altri posti sull'altare. Il tabernacolo ce l'abbiamo qua. È un'opera d'arte anche questa del 600, di una bellezza sconvolgente, e questo è uno dei motivi per cui la chiesa è sempre chiusa. E ci hanno rubato una sedia anche da qualche mese fa. Una sedia. Una sedia che avevamo dentro le battistiere, una ora più bella. È fatta a, come si chiama, con le... No, non era la sorella di questa, quella si era fatta... No, fatta tipo questa con i manici. Con i manici. Esatto, veniva da casa mia. Però non veniva a rubare. L'avevamo da prendere ai tre. Allora, questo qui non abbiamo né l'ultima cena, come c'è spesso nei tabernacoli, non abbiamo il simbolo dell'ostia o del calice, abbiamo il buon pastore, Cristo il buon pastore, anche quello è un simbolo agricolo, Gesù che fa il pastore delle anime, e lo vediamo qua. Perché anche è molto bello, noi vediamo la vetrata là in alto, che Don Cesare che abbiamo andato via, a Miriano, è stata molto da lui, per l'erba. Moderni, sì. La croce, l'agnello di Dio, il pane con le spighe e l'uva, dovrebbe essere quella sotto di fianco, quello è il simbolo dell'Eucaristia. Perché c'è l'agnello di Dio? Perché nell'altare abbiamo l'agnello di Dio. Stranamente, una cosa diversa da qualsiasi altra realtà normale, l'agnello di Dio che è posto sul centro dell'altare, che ci fa vedere. Abbiamo due santi collaterali, Sant'Ippolito e Santa Beatrice. Questi sono autentici, sono del 1000, alla fine del 500, prima del Concilio di Trento. Lo si deduce dal fatto che hanno l'aureola. Dopo il Concilio di Trento i santi non sono stati più rappresentati con l'aureola. Questi mezzi busti hanno l'aureola. Anche questi, diciamo che sono... No, diciamo, sono d'oro. Per non parlare dell'altare, la pala dell'altare, quella autentica, che non sappiamo, non conosciamo, autore, non è quasi mai stata qui.
negli ultimi 100 anni, era da un'altra parte. Comunque è stata conservata. Vedete che è sotto uno spessore di 5-6 cm, non è molto largo, perché prima l'andare era di là, poi era di qua, poi era di là, no? E si spostava solo questo pezzettino. E spesso e volentieri, dal dopo 1815, non è mai stata esposta. Noi vediamo tutte e 12 le formelle, anche queste con l'aureola. Da quello si deduce, non sappiamo da fuori, non conosciamo nessuno, e vediamo però anche che in quasi tutte queste formelle è sempre presente la Madonna. Questa è la vita della Cioè non è una via crucis, non è, no, sono delle formelle che in qualche modo hanno sempre a che vedere con la vita di Maria. Ecco perché anche la chiesa è la chiesa intitolata a Santa Maria. Molto bello il significato è quella palla dell'altare. Anche quello non è bello come disegno, non è un quadro di valore artistico, è stato un quadro commissionato anche questo dalla Contessa Bellinzona, chiesa del Credo. Noi vediamo la Madonna che dovrebbe essere sopra la nuvola, sotto di lei sono le anime del purgatorio, cioè noi, la gente comune, di fianco i due santi compositori della chiesa, Sant'Antonio e San Francesco. Perché? Perché Francesco è stato il fondatore, Antonio era uno dei suoi discendenti che ha sposato la Ghezzi, Antonio, e la Madonna. Però la Madonna, contrariamente a quello che noi vediamo normalmente, non è che non ci sia, normalmente la Madonna pone Gesù all'adorazione, in braccio, no, la Madonna dei Pontei, piuttosto che la Madonna di Santa Rosa, tante Madonne hanno il bambino in braccio. Questa invece ha un bambino che è grandicello, ha circa 1,5-2 anni, no? E lei, con il gesto della sua mano, gli dice vai, vai verso di loro. Il significato della scritta, questo è l'esempio, cioè la Madonna che manda suo figlio a salvare le anime del purgatorio. Come dicevo prima, non è bello come quadro, ma è molto bello come significato del quadro stesso. È stato messo lì così, mettiamo lì, non sappiamo dove metterlo, mettiamo. Questo è il senso. Si può vedere qualcosa di molto bello anche della formazione dei soffitti in questo edificio. Lo vediamo in sacrestia, che non abbiamo voluto toglierci l'intonaco esterno, però come sono fatti i soffitti di questo edificio è stata un'intonaco